Buongiorno, continuiamo a dialogare d'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale e oggi prendiamo due principali, fondamentali a tratti direi governi che ci sono stati in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Due esperienze diverse che hanno segnato uno sviluppo diverso del paese, uno sviluppo diverso del paese. E il primo di questi governi di cui parliamo è il governo Parri. E Parri era l'espressione della resistenza, ed era stato il capo, uno dei capi, uno dei leader della resistenza e quindi rappresentava, esprimeva un mondo importante, un mondo significativo per l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, per l'Italia che veniva dalla Resistenza. Credo che sia assolutamente giusto e necessario ricordare il ruolo, la centralità della Resistenza per la ripresa, per la rinascita, innanzitutto morale e civile del paese, dopo gli anni del fascismo. Non so se il contributo, non credo poi sia così vitale il fatto che riflettere su quanto sia stato il contributo militare, che comunque c'è stato, ma credo che soprattutto la questione importante sia il contributo etico, una questione fondamentale è il contributo etico. Cosa sarebbe stato il paese se non avesse avuto questo tipo di esperienza politica, militare e civile, da cui poi sono nati alcuni dei fondamentali leader dell'Italia di dopo, i valori su cui si è basata la Costituzione italiana, valori di libertà, di democrazia, di tolleranza e poi da cui si sono fortificati, si sono sviluppati i partiti che sono stati alla base della democrazia italiana, nel bene e nel male, naturalmente. Come dire, penso probabilmente alla Democrazia Cristiana, certamente, ma anche al Partito Socialista, al Partito Comunista, al Partito Repubblicano, alcune forze poi che hanno determinato, così per dire alcuni, mi pare alcuni significativi, poi dopo lo sviluppo politico e democratico del paese dopo. Insomma, senza la Resistenza, credo che la dignità del paese sarebbe stata fortemente intaccata, la dignità del paese, almeno nei segni di una sua ripresa, ecco così, e di come dire, avere affermato un proprio percorso e determinati valori che lo devono caratterizzare per inserire il paese nel quadro delle democrazie e dei paesi civili. E Parri veniva dal Partito d'Azione, era un partito mazziniano, un partito democratico. Sappiamo nel Risorgimento il tema mazziniano, il tema democratico, un partito di sinistra. Un partito di sinistra non era un partito socialista, ma comunque un partito di sinistra. La sua scelta era legata ad un compromesso. Lui, Parri, era un uomo di sinistra che veniva da un partito di sinistra, ma che era stato leader della Resistenza, ma non era un socialista. Questo credo abbia favorito il fatto di giungere ad una scelta di compromesso tra i socialisti, in qualche modo le sinistre, penso al ruolo certamente di Nenni, e dall'altra parte la Democrazia Cristiana e De Gasperi. Si è scelta una figura intermedia che potesse essere adeguata per quelli che cominciavano ad apparire i due grandi schieramenti del paese, la sinistra da una parte e la Democrazia Cristiana dall'altra. Dimentichiamoci che comunque dietro De Gasperi ci saranno comunque anche gli Stati Uniti d'America ed essendoci le forze americane in Italia ed essendoci stata Yalta che in qualche modo ha parlato di zone di influenza, in qualche modo è emerso il discorso di queste zone di influenza, pare evidente che l'Italia è sotto la zona di influenza alleata, la zona di influenza americana. Il paese tuttavia vive dei momenti di grande difficoltà, di grande malessere. Servirebbe, bisogna mettere in campo quello che possiamo chiamare una normalizzazione del paese, una difficile normalizzazione del paese. Dopo la guerra, anche dopo la guerra, ci sono state sanguinose rappresaglie, anche violente, non c'è dubbio, e in parte qualcuna anche che è andata oltre quello che era stato il confronto all'interno della resistenza tra parti contrapposte. Si parla tra il 43 e il 49 del cosiddetto giornalisticamente parlando, triangolo rosso, si parla di qualche migliaio di uccisioni. Insomma, il paese era sicuramente segnato da delle violenze. Diciamo che anche molti partigiani alcuni avevano naturalmente consegnato le armi, una parte si era comportata in un modo così giusto, corretto, attento. C'è stato anche qualcuno che ha tenuto le armi. Poi anche i tedeschi avevano lasciato molte armi nella loro ritirata. Insomma, c'era una situazione segnata da situazioni, da realtà, di tensioni, di scontro forti. E poi c'è anche da dire questo: una parte della resistenza aveva come sua prospettiva non solo cacciare i tedeschi, ma creare uno stato sociale diverso, per non dire creare il socialismo in Italia. C'era una prospettiva, che storico ha detto, pre-rivoluzionaria nel paese, legata a determinate aspettative, almeno di una certa parte della resistenza che aveva combattuto, sì, ripeto, per l'autonomia, l'indipendenza del paese,
la liberazione del paese, ma anche per delle riforme sociali, per un cambiamento più profondo del paese al suo interno. Di contro il paese veniva da vent'anni di fascismo, aveva al suo interno anche la problematica di una permanenza di ex dirigenti, di quello che il fascismo aveva lasciato nel paese. Doveva mettere in campo un'epurazione di funzionari all'interno del sistema pubblico, dell'apparato dello Stato, un'epurazione che sarà debole, sarà probabilmente anche difficile, perché probabilmente non è facile sostituire delle persone da un momento all'altro, un'epurazione che sarà considerata non sufficiente, soprattutto da una certa area di sinistra. Parri era un uomo di sinistra. Si è cominciato a pensare anche che ci sarà una certa continuità nello Stato e nelle istituzioni dello Stato. E certo, per un'ostilità della burocrazia, che ormai viveva una certa posizione, anche un determinati privilegi, a cui naturalmente non volevano rinunciare. E certo, è un problema veramente difficile, veramente grave. Pensiamo anche alla difficoltà, poi dopo che ci sarà, di mettere in campo dei processi contro determinati crimini che sono venuti durante la guerra. Ma poi Parri non aveva problemi solo rispetto al rapporto con il retaggio del fascismo che era rimasto presente nello Stato, ma anche con le difficoltà presenti nel Sud. Abbiamo visto nell'incontro precedente sugli effetti, sui problemi della guerra causati in Italia, della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo visto che al Sud c'era una grande divisione, c'erano fenomeni di delinquenza, al Sud c'era anche la mafia, fenomeni di mafia. Combattere la criminalità organizzata è un problema molto complesso. Sappiamo un problema complesso anche oggi, era estremamente complesso anche allora. E poi dopo Parri aveva anche ora la sfida, l'enorme sfida, quella di confrontarsi con i paesi che avevano vinto la guerra, gli Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Francia, Unione Sovietica, e iniziare a gestire le trattative di pace. Non era una cosa facile, anzi era una cosa molto complessa, considerando che lui non aveva degli agganci internazionali particolari, né con l'Unione Sovietica da una parte, né con gli Stati Uniti d'America dall'altra. Non aveva questi agganci così profondi, per così dire, no? D'altra parte, appunto, il processo era da avviare, quindi c'era il problema delle trattative di pace. Ma poi, forse, una delle questioni, essendo un uomo di sinistra, Parri, una delle questioni vitali per lui sarebbe stata quella di una ripresa produttiva del paese, che era voluta da partiti di sinistra, dalle forze democratiche, dalle forze della sinistra, ma anche dai sindacati. Parri, ricordiamoci, appunto, abbiamo detto prima, è un uomo che veniva dalla tradizione democratica e quindi non poteva essere insensibile a questo tema. Un tema che si collegava anche a quello di una ricostruzione delle infrastrutture e delle vie di comunicazione. La guerra aveva, come dire, i bombardamenti erano stati molto efficaci nella distruzione delle comunicazioni e delle vie di contatto. Un tema, e richiedevano dei soldi, questo tipo di azione richiedeva soldi che in parte poi arriveranno dai Stati Uniti d'America, da quello che poi sarà il piano Marshall, però servivano anche soldi e risorse ingenti. Sappiamo che Parri, per sostenere la ripresa economica del paese, la ricostruzione delle infrastrutture, soprattutto lui che era un mazziniano democratico e quindi pensava che fosse importante sostenere la piccola industria, l'artigianato, la produzione nella sua dimensione più medio piccola, pensò che per sostenere la piccola impresa potesse essere giusto imporre delle tasse alla grande impresa e anche delle tasse patrimoniali, tasse alla grande impresa, alla grande sistema produttivo, che naturalmente trovarono l'ostilità di alcune forze, in modo particolare l'ostilità della tradizione del gruppo liberale, quelli che erano i liberali di destra, i quali erano contrari a queste tasse sulla grande industria, anche su così risolvere il problema attraverso patrimoniali o tasse straordinarie. I liberali si ritirarono e di contro va detto che una delle debolezze di Parri è non avere dietro un grande partito, una grande tradizione politica dietro, no, moralmente sì, ma dico in termini di numeri, di quantità, insomma, dimostrerà il Partito d'Azione che rappresenta dal punto di vista elettorale poco, che ha dietro a poco, una base elettorale non è un partito di massa come il Partito Socialista, come il Partito Comunista poi soprattutto poi sarà in futuro e come poi la Democrazia Cristiana. Questo credo sia un elemento di debolezza nel quadro e nell'esperienza di Parri, non avere dietro questo respiro, questa base elettorale, questa base sociale sufficiente. Probabilmente è stato anche un elemento di debolezza nel risorgimento
i Mazziniani, i democratici, non avevano una, come disse Gramsci, alla fine in qualche modo perso il confronto con Cavour, nel senso che sarà la destra cavuriana, centrodestra cavuriana, a trarre i maggiori vantaggi del risorgimento, perché la sinistra democratica non è riuscita ad avere con sé un certo tipo di massa di consenso popolare, non so. E comunque fu sostituito con De Gasperi, che creò un governo comunque di coalizione con le forze del CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, con le forze che avevano fatto la resistenza. Il vicepresidente Fumagalli, che ebbe il suo ruolo anche di rappresentanza, un suo ruolo politico, ma mi pare importante notare che il ministro della giustizia fu Togliatti. E fu una scelta, credo, anche voluta, comunque attenta, e perché chi avrebbe potuto affrontare il problema dei residui della presenza fascista in Italia, nel paese, nello Stato, nella burocrazia, come abbiamo detto prima, se non un comunista, il quale peraltro veniva dal partito che più di tutti aveva fatto la resistenza e che si era espresso, si era organizzato tramite quello che le Brigate Garibaldi, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella resistenza. È stato uno dei motivi perché poi anche il Partito Comunista ha preso piede, ha preso forza, ha preso posizione anche rispetto al Partito Socialista. Quando si è trattato di affrontare questo problema e magari firmare qualche amnistia verso gli ex fascisti, certo, credo Togliatti lo potesse fare con più prestigio, con più forza rispetto ad altri, rispetto magari a un... durante l'esistenza. Non ciò comunque non toglie il fatto che con la caduta di Parri nel novembre del 45, il suo governo era durato dal giugno al novembre del 1945, e col sorgere di un nuovo governo, il governo De Gasperi, nel dicembre del 45 ci fu una svolta moderata del paese, poi con il prevalere della DC, con la DC come il partito centro del nuovo sistema politico italiano, e rimarrà così fino a circa il 91, direi, il 1991, quello che poi dopo dal 47 in poi direi circa sarà il centrismo, con la Democrazia Cristiana al centro e i suoi alleati. Il governo di De Gasperi fu, abbiamo detto, sicuramente più moderato, però per certi versi anche forse più realista, però certamente più moderato. Va detto anche che va notato che con De Gasperi la frattura tra cattolici e risorgimento in qualche modo fu risanata. Pensiamo al Non espedite di Pio IX, quando poi nel 70 sono entrati gli italiani a Roma, e poi dopo è stata varata la legge sulle guarantigie, cioè la legge sulle garanzie, che Pio IX l'ha rifiutata dicendo Non espedite non ci conviene. E diciamo esisteva una frattura che Mussolini diceva lui di avere colmato col concordato del 29. Qui però è diverso, perché qui al governo c'è un cattolico, spiritualità, con un approccio al cattolicesimo molto forte, come De Gasperi. E De Gasperi affrontò alcuni grandi problemi in un modo nuovo, forse per certi versi realistico, o comunque forse qualcuno dice certamente più moderato e come dire meno idealistico, non lo so. E certo c'era un problema di ordine pubblico, c'era un grande problema di ordine pubblico. Problema di ordine pubblico a cui bisognava dare delle risposte, e De Gasperi affrontò questo problema attraverso gli apparati dello Stato, non attraverso l'uso del CLN o delle forze della resistenza. Penso ai prefetti, penso al ruolo dei prefetti, al ruolo dei questori di carriera, quindi al ruolo degli apparati dello Stato. Questo è caratterizzare in qualche modo un ritorno a quella, chiamiamola, normalizzazione del paese, chiamiamola. Poi c'è il problema dell'Asperia, cercherà ad affrontare il problema della ricostruzione materiale ed economica del paese, problema molto, molto, molto duro. Sappiamo che soprattutto poi De Gasperi, grazie all'America, al piano Marshall, diciamo dal 1946, poi 47 in poi, troverà delle risorse che gli consentiranno di realizzare delle fondamenta, così un impegno economico nel paese, che sarà la condizione poi per il rilancio comunque dell'economia italiana, risorse che rimarranno in una parte anche importante non solo degli Stati Uniti d'America. E di contro De Gasperi, questa svolta moderata, rinuncerà all'imposta straordinaria sul patrimonio, insomma quella chiamata una patrimoniale, a quella serie di tasse sulla grande industria o su certe realtà più benestanti che Parri avrebbe voluto fare. Gasperi riteneva sarebbero state negative poi nello sviluppo del paese. Importantissimo sarà il ruolo di Gasperi a trattative di pace, il suo prestigio personale, il suo ruolo, la sua esperienza politica. È stato anche deputato sia al Parlamento di Vienna, viene dall'esperienza austro-ungarica, questa
un'esperienza significativa nella sua formazione, che va considerata, va assolutamente valutata, anche se si è impegnato in un modo estremo, in un modo estremamente importante poi per la rinascita dell'Italia. Alle trattative di pace del 1946, famoso il suo celeberrimo discorso, tutto parla contro di me, se non la vostra disponibilità, la vostra cortesia e poi la sua capacità di affrontare temi spinosissimi che segnavano la pace di un'Italia, di un paese che era stato coi fascisti, che era stato fascista, che era stato nemico e che ora in qualche modo aveva cambiato prospettiva, alleanze, valori. Insomma, anche se De Gasperi era stato arrestato, parlava a nome di un governo che aveva contribuito, aveva partecipato almeno alla guerra di Hitler, quindi parlava a nome di un paese che era stato prima un paese nemico, verso americani, francesi, inglesi, insomma, anche verso l'Unione Sovietica. Insomma, non deve essere stato un ruolo facile quello di De Gasperi, presentarsi alle trattative di pace di Parigi, con quello che era in gioco. Dedicheremo un incontro apposito a questo momento. Ma poi, soprattutto, credo in termini di politica interna, la scelta delicatissima, complessissima tra monarchia e repubblica. I Savoia hanno avuto un ruolo fondamentale nella costruzione dell'Italia, non si potevano ignorare così semplicemente, non si poteva far finta naturalmente di nulla, però erano stati compromessi nell'esperienza fascista, le leggi razziali, il 38, sì, ma poi anche tutta la Seconda Guerra Mondiale, mai c'erano emerse delle vere critiche verso l'azione di Mussolini, insomma la monarchia era compromessa e poi non dimentichiamoci che aveva abbandonato, erano scappati dal loro posto di comando, per qualcuno addirittura scappati o lo avevano abbandonato quando si erano recati al sud. Insomma, certamente era una situazione complessa verso la monarchia, però il problema di De Gasperi qual era? E lui sapeva perfettamente che metà della Democrazia Cristiana, cioè metà del mondo cattolico, era a favore della monarchia e se il partito si fosse schierato avrebbe dovuto rompere una rottura interna, frantumare il fronte cattolico, cosa che De Gasperi non voleva. Il precedente governo Bonomi nel giugno del 1944 aveva deciso che doveva essere una costituente, cioè deputati eletti dal popolo, rappresentanti di certi partiti, eletti dal popolo a decidere, fare una monarchia, una repubblica, poi a scrivere la Costituzione. La monarchia aveva protestato, aveva detto che no, doveva essere direttamente il popolo tramite un referendum. E De Gasperi accettò proprio per uscire da quella problematica, da quella contraddizione che avrebbe voluto che fossero i partiti a decidere, avrebbe visto la DC dividersi in due gruppi, un gruppo no? Da una parte, un gruppo della monarchia e un gruppo verso la Repubblica. Il fatto invece che fosse un referendum, questo non lo comprometteva e non comprometteva il partito, un referendum che ognuno votava secondo coscienza. E quindi grazie al referendum voluto dalla monarchia, accettato da De Gasperi, invece che la via della Costituente che decideva tra Repubblica e Monarchia, De Gasperi poteva evitare la spaccatura tra mondo cattolico e del mondo cattolico, una parte favorevole al re e una parte invece per la Repubblica. Mi fermo qua, vi aspetto al prossimo incontro dedicato ai partiti della cosiddetta Prima Repubblica, giornalisticamente parlando della Prima Repubblica, poi alle trattative di pace, alle complesse trattative di pace per l'Italia. Grazie per avermi seguito e ai prossimi incontri.